Finalmente, ragazzi, finalmente un po' di calcio mercato in questo terribile 2022-2023, ragazzi, per il Brescia, che finalmente si accende finalmente un po' il mercato, ragazzi, e inizia, credo, nel miglior dei modi con l'ufficialità del trasferimento di Florian Ayé all'Auxerre in Francia, ragazzi, dove c'è già stato qualche anno prima di venire a Brescia, ragazzi. Un po' mi dispiace, giustamente, perché a me come giocatore non è che faceva impazzire, sì, faceva cagare al cazzo, però quando era il suo momento prime mi piaceva un po' come giocatore. Adesso il Brescia sta pensando addirittura, adesso Cellini dovrebbe essere tornato già qua a Brescia, sta già pensando di riprendere un attaccante e anche abbastanza talentuoso come Edoardo Soler, ragazzi, l'attaccante del Palermo, ragazzi, che però non ha giocato molto questa stagione, però comunque qualche gol e qualche assist l'ha fatto, ragazzi. Nel Castagnini, ragazzi, mi ricordo che nel 2017 aveva già provato a portarlo, però purtroppo non c'è riuscito, ragazzi. E speriamo che questo Soleri, in caso di venire a Brescia, faccia abbastanza bene, sicuro meglio di ieri. La cifra, ragazzi, è intorno ai 900k e ai 1 milione, però il Palermo ne chiede 1 milione e il Brescia, raga, non so adesso se lo pagherà o non lo pagherà, non so assolutamente niente, so solamente che finalmente il calciomercato inizia un po' ad accendersi, perché, ragazzi, la notizia però che a me sta stupendo molto di più, Cellino sta trattando con il Cagliari per Cistana, che ha chiesto Cistana di prendercelo al Cagliari, però Cellino vuole fare uno scambio giocatori, vuole prendersi Capradosso, Capradosso, come cazzo si dice. Per ora non so se sarà anche lui a livello di Cistana, perché comunque Cistana, ragazzi, in difesa comandava sempre lui, ovviamente i suoi grandi infortuni. Ho anche letto che addirittura il Brescia vuole andare a cercare Marco Fossati, svincolato classe, oddio, classe 93, ragazzi, se non dico cazzate, ragazzi, o 98. Non so assolutamente, ragazzi, io non l'ho mai visto giocare, però so che ha giocato un po' di volte con l'Italia. Dopo, ragazzi, mi andrò a vedere qualche video, highlights o qualcosa del genere, ragazzi, magari nei commenti vi farò sapere se è un giocatore buono o no, ragazzi. Poi di sicuro due acquisti che non accadranno mai nella vita sono, ragazzi, Di Gaudio e addirittura Valotti, ragazzi, che il Brescia sta cercando di trattare. E Valotti, ragazzi, sarebbe però effettivamente tanta roba. Di Gaudio invece l'ho già sentito dire, però non è nulla di che. Niente, ragazzi, per questo primo video di calciomercato è tutto. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate. E, raga, detto questo, bella, like e iscrizione.